I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un tecnico di laboratorio in servizio all'Università Federico II di Napoli, il Dipartimento di Biologia. Ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all'interno di un luogo di istruzione frequentato dalla vittima ai danni di 6 studentesse. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia, querela sporta da una studentessa ai carabinieri, la quale riferiva di essere stata costretta a subire atti sessuali da parte del tecnico di laboratorio nel mese di novembre del 2021, carezze e palpeggiamenti nelle parti intime all'interno di locali dell'università. Le ulteriori attività investigative, grazie anche alla collaborazione istituzionale degli organismi universitari, che tra l'altro avevano tempestivamente disposto la sospensione del dipendente per 30 giorni e il successivo trasferimento ad altra sede, e quindi non a contatto con studenti, hanno consentito di acquisire gravi indizi circa le condotte perpetrate negli anni da parte del tecnico in danno di altre 5 giovani studentesse, secondo le stesse modalità.